Noi ti pensiamo anche quando sei in vacanza. Clinica Dentale Dottori La Bella a Jesolo Lido è aperta tutto il mese di agosto. Il tuo soggiorno al mare può diventare una piacevole pausa per prenderti cura del tuo benessere. Clinica Dentale Dottori La Bella. Professionisti del sorriso a Jesolo. La medicina ha compiuto passi da gigante nella cura di moltissime malattie. Per quelle più gravi, ritenute inguaribili, ricevere una comunicazione di prognosi infausta genera sempre sconforto e afflizione. Talvolta però le cose vanno diversamente rispetto alle previsioni più pessimistiche. Domenica 22 settembre 2019, presso il Viest Hotel di Vicenza, dalle ore 9 alle ore 18, emeriti studiosi e medici condivideranno le testimonianze di persone guarite da malattie giudicate inguaribili in occasione dell'evento La Giornata dei Guariti. Per informazioni e iscrizioni, www.salutaria.it. Dottor Sergio Signori, grande evento, una manifestazione molto importante a Vicenza il 22 di settembre, la giornata dei guariti. Che cosa succederà in questo evento? Succederà che si alterneranno testimonianze di queste persone, alcune sono storie bellissime. Questo si alternerà con relazioni di medici e psicologi che spiegheranno come questo sia possibile. Ci saranno 7 testimonianze di guarigioni straordinarie. Si parla di medicina basata sull'evidenza. Quindi la nostra idea è stata: raccogliamo prove, fatte, che si può guarire. Quindi vedremo questo accoppiamento tra la medicina ufficiale con i suoi protocolli validati dalla comunità scientifica e la testimonianza in prima persona. Buonasera e benvenuti a Fuori Gioco. Anche oggi siamo qui per parlare di calcio, non tanto giocato visto che siamo nel periodo estivo, ma soprattutto di calcio mercato e di presentazioni di squadre. Per poter fare bene questa puntata abbiamo anche oggi il piacere, di avere qui con me il mio braccio destro, la mitica e meravigliosa Federica. Buongiorno, buonasera Federica. Buonasera Franco, come buonasera, stai? Tutto molto bene? Molto bene. Ti vedo particolarmente bene. Grazie. Ti vedo particolarmente bene. Grazie mille. Chi abbiamo qui oggi? Abbiamo sempre in collegamento con noi il nostro Federico Formisano, il responsabile del sito www.calciovicentino.it, nonché pilastro fondamentale della nostra puntata, che anche oggi ci delizierà con le sue pillole di saggezza. Assolutamente sì. Buonasera Franco, buonasera Federica, anche oggi sono in collegamento esterno, ma credo che si possa sicuramente impostare anche oggi una trasmissione interessante per i nostri ascoltatori. Poi come ospiti di questa sera abbiamo il piacere di avere qui con noi i due gemelli diversi, Marco e Loris Santini. Buonasera Marco, buonasera Loris. Buonasera. Che tra le altre cose Federica deve sapere che oggi è un giorno particolare perché è il suo compleanno, quindi il loro compleanno, esattamente, i nostri più cari auguri. Grazie. Tanti auguri. Grazie. Tanti auguri. Venite entrambi, Marco e Loris, da una stagione, possiamo dire, da protagonisti. Tu Marco sei stato capocannoniere del campionato di seconda categoria, giocando tra le file del Telemar. Tu Loris sei stato comunque, hai fatto una stagione sicuramente da protagonista nel Berton Bolzano come leader, come capitano, eccetera eccetera. Allora, cosa possiamo dire? È stata una stagione che vi ha dato ancora più voglia di giocare a calcio? Di solito si arriva alla fine della stagione che la stanchezza mentale ti fa passare le voglie, invece vi siete ricaricate, siete pronti, siete carichi? Beh, diciamo che è stata una stagione molto molto intensa, a livello personale molto molto positiva. Sicuramente dopo una stagione così l'entusiasmo è a mille e la voglia di iniziare è tanta, quindi adesso abbiamo un altro mesetto di pausa per caricare un po' le pile e poi ripartiamo la grande, insomma. Mentre tu Loris cosa dici? Ma concordo in pieno con quello che ha detto Marco, che colgo per fargli gli auguri anche a lui, visto che non dobbiamo ancora farceli, io li faccio in diretta come regalo di compleanno, così. E sì, diciamo che ogni anno, quest'anno sono 30, quindi un passetto in più sembra un po' più dura, però sì, la voglia, la passione è tanta, quindi la voglia di ricominciare, chiaro, ci godiamo ancora gli ultimi
momenti dell'estate, poi da agosto si riparte, insomma. Si riparte la grande, sì, perfetto. Una domanda per voi: da dove è nata questa passione per il calcio? Oddio. Domanda dura? Scomoda? Ma sì, una domanda un po' scomoda, però penso sia anche facile rispondere, nel senso che sin da bambini, la fortuna di avere anche un fratello più vecchio di noi che aveva già la passione del calcio, quindi sicuramente ha trasmesso tanto. Padre anche, oltre alle due fedi calcistiche, a livello di calcio e di professionismo, insomma, ci ha un po' portato dentro questa passione e la nutriamo da bambini, insomma, ecco, da quando abbiamo 6 anni abbiamo iniziato con i pulcini, abbiamo i primi calci e l'abbiamo portata avanti. Una famiglia di calciatori, direi. Tra l'altro anche la mamma è super tifosa, quindi assolutamente. E chi ha trasmesso la passione più uno più all'altro? Marco a Loris, Loris a Marco? Ma penso che si possa parlare di uguaglianza. Esatto. E c'è sempre la fortuna anche di avere uno nella tua stessa età, stesso giorno, stesso tutto in famiglia. Ti porta anche a avere, voglio dire, la stessa passione del calcio, avere sempre un compagno anche oltre un fratello dove puoi sempre contare. Quindi quando eravate piccoli e voglio andare fuori a giocare a calcio, avevate sempre chi veniva con voi. Vi faccio una domanda che in queste puntate abbiamo molto discusso sul fatto, no? C'è stata la fase qua, campagna acquisti, dove magari tanti abbiamo avuto ospiti, allenatori, presidenti e spesso il denominatore comune è il lamentarsi della difficoltà, no? Di far scegliere questi giocatori, farsi dare una risposta immediata, eccetera. Voi da giocatori come la vedete questa cosa di titubanza sempre nel decidere ci penso, aspetto, ci penso? Diciamo che a fine stagione è sempre difficile dare una risposta, nel senso che sei un po' scarico anche mentalmente, quindi almeno come la penso io non è mai facile dare una risposta pronta. Giustamente le società si muovono per un calcio mercato, giustamente per completare le rose il prima possibile, e quindi cerca di completare e di avere delle risposte subito da giocatori. Per quanto mi riguarda, per esempio, non riesco a dare una risposta subito, perché se non ho la mente libera e sono tranquillo nella decisione, non mi sento di dare una risposta e poi magari di mangiarmi la parola, quindi magari aspetto qualche settimana in più, qualche giorno in più per essere sicuro di quello che mi sono programmato per la stagione successiva e poi insomma do una risposta. Tuo fratello cosa ne pensa? Diciamo che non dico che non è mai facile dare una risposta subito, però magari no, ti trovi anche qualche richiesta, fai le tue valutazioni dell'aspetto, anche ognuno guarda anche un po', diciamo, a casa sua, no? Il lavoro, magari chi ha famiglia, chi gli orari, tante cose, i 3 allenamenti, i 2 allenamenti fanno la differenza. Parlando con me stesso, che ho affrontato prima e seconda categorie, 3 allenamenti di prima categoria, i 2 allenamenti della seconda, per quanto mi riguarda me, fanno comunque la differenza, quindi inizi anche a valutare certi aspetti. Con il mondo del lavoro gestiamo una pizzeria, ristorante, quindi trovo anche tempo abbastanza limitato, però la passione è grande, quindi si organizza sempre in qualche maniera, si va sempre a giocare alla fine. E poi per gli altri giocatori o compagni che conosco, lì si parla sempre nella sincerità dei giocatori, insomma. Allora, una domanda per entrambi: in campo si difende sempre il proprio compagno, no? Qual è la condizione psicologica quando si difende il proprio fratello, per di più gemello, vorrei dire, no? E c'è sempre questo legame particolare, come fosse un normale compagno? Campo sicuramente, come fosse un compagno. Alla pari con gli altri? Magari alla pari con gli altri sarei un po' bugiardo a dirlo. Però mentre gioco sono molto concentrato prima su me stesso, quindi penso poco se ho un fratello o non ho un fratello in campo. È chiaro che se fa un gol, fa una bella giocata, sono molto soddisfatto. Felice il doppio. Felice il doppio sicuramente. Però se anche il mio compagno fa la stessa cosa, sono felice allo stesso motivo, quindi non c'è nessun... Uguale. Tu, Loris? Guarda, penso uguale, sai, quando si è in una squadra, si gioca per un unico obiettivo, tutti devono remare nella stessa barca, quindi ovviamente sì, sai che hai un fratello in campo, però c'è anche, sono i suoi pro e i suoi contro, puoi conoscere anche molto di più dell'aspetto caratteriale, quindi sai anche come gestire il tutto, viceversa anche, quindi puoi dare anche dei consigli ai compagni come gestire il discorso in caso fossero qualche disguidi durante la partita, ma fa sempre parte di un compagno di squadra, quindi
si difende sempre. Molto bene, ora vi interrompo un attimo, vorrei dare la linea al nostro Federico, vediamo cosa ci racconta sul calciomercato. Allora, sembra ieri che i campionati sono conclusi e invece in realtà siamo già quasi pronti alla ripresa. Addirittura ci sono delle squadre che stanno già sudando dalla settimana scorsa, va bene, sono le squadre professionistiche della provincia di Vicenza, il Vicenza appunto e l'Arzignano, che sono già in ritiro rispettivamente ad Asiago e a Bolca. Però tra 10 giorni al massimo partiranno anche da gran parte delle squadre di eccellenza e di promozione. Le due squadre di eccellenza della provincia di Vicenza, come sappiamo, sono il Montecchio e il Camisano. Entrambe hanno già fatto la presentazione ufficiale della squadra e hanno rinnovato parzialmente la formazione, la squadra. Il Montecchio si è sicuramente rinforzato in attacco, pur tenendo anche il suo furetto Casarotto, e poi ha preso 2 giocatori importanti in prima linea e ha cambiato anche alcuni componenti della squadra. Il Camisano a sua volta ha voluto mantenere un po' l'ossatura che ha vinto il campionato di promozione e quindi ha mantenuto grosso modo la stessa squadra, innestando alcuni giovani interessanti e di valore sicuramente. E quindi le due squadre di Vicenza sicuramente si faranno onore nel campionato di eccellenza. Partiranno tra poco anche le squadre di promozione del Vicentino. Tra le squadre vicentine, quelle che sembrano le favorite sono lo Schio, che si è ulteriormente rinforzato rispetto all'anno scorso. L'anno scorso è arrivato nelle primissime posizioni del campionato, quest'anno ha anche inserito alcuni giocatori di valore come Rigoni del Summania, Pilan del Montecchio ed altri giocatori di valore, e quindi diventa una delle squadre da battere del campionato di promozione. Una incognita sarà rappresentata sicuramente dal Bassano. Il Bassano viene dalla straordinaria vittoria nel campionato di prima categoria e ha rinforzato ulteriormente la sua compagine, prendendo soprattutto giocatori dal Val Brenta. Ne ha presi 5 dal giocatori dal Val Brenta e quindi ha rinforzato sicuramente il suo organico. E poi ci sono sicuramente delle squadre che per il momento partono più nascoste, ma che potrebbero fare la loro bella figura. Una di queste, che io definisco sicuramente un'incognita, ma che potrebbe ripetere il campionato scorso, è il Cornedo, e noi abbiamo anche assistito alla presentazione di questa squadra e abbiamo visto che si è particolarmente anche rinforzata in alcuni ruoli. Quindi credo che il campionato di promozione ci riserverà sicuramente delle sorprese e sarà sicuramente un campionato interessante. Ovviamente si tratta di capire ancora come saranno formati i gironi. Praticamente domani è l'ultimo giorno per l'iscrizione delle squadre ai campionati e lì quindi si saprà quali squadre si sono veramente iscritte e si potrà capire come saranno formati i gironi. Noi ci fermiamo un attimo, facciamo una breve pausa, poi torniamo sempre qui a Fuori Gioco. Benissimo. Facile da raggiungere, comodi parcheggi, ampia disponibilità di orari. Gentilezza e cortesia contraddistinguono gli addetti all'accoglienza. Un ambiente confortevole con sale d'attesa accoglienti. In Clinica Dentale potrai sentirti a casa tua. Personale dedicato che accompagnerà in tutte le fasi cliniche e amministrative con la massima attenzione alle tue esigenze. Alta specializzazione degli operatori. Professionisti esperti in ogni branca dell'odontoiatria. Tecnologie all'avanguardia renderanno le tue cure dentali un'esperienza unica e gratificante. Clinica Dentale, una grande organizzazione al tuo servizio. In Clinica Dentale potrai trovare il tuo dentista di fiducia. Ogni paziente è una persona speciale per noi. Clinica Dentale, cresciamo insieme a voi. Pensa alla libertà. Pensa alla velocità. Ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace.
Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800 194 000. La chiamata è gratuita. Bentornati a Fuorigioco, come al solito ricordo che questa trasmissione ha due obiettivi, parlare di calcio ma parlare anche di salute nello sport. Abbiamo appena ascoltato l'intervento di Federico per quanto riguarda la sua pillola del lunedì in merito alle presentazioni delle squadre, alle squadre che stanno riniziando da tra poco a fine mese. Adesso abbiamo in atto squadre professionistiche che sono in ritiro, ma tra poco inizieranno anche le squadre dilettantistiche. Marco, Lori, siete pronti? Da metà agosto si riparte, siete pronti per ripartire? Sì, dai, più o meno. Anche perché vi siete tornati, tenuti in forma con i tornei, no? Vari tornei che avete fatto e quindi... La voglia è tanta, sì, qualche torneo estivo è stato fatto, tanto per mantenere un po' la condizione fisica e... La voglia è tanta, adesso ancora qualche giorno di... Bisogna vacanza. Prepararsi. Dobbiamo prepararsi, esatto. Sì. Ci prepariamo alla prossima stagione. Sì. Che scelte avete fatto? Io ho fatto una scelta di rimanere dove ero l'anno scorso alla Telemar, e una scelta di cuore. Ok, nel senso che non avevo alcun motivo per cambiare. E sono sempre stato un ragazzo che cerca sempre tanti nuovi stimoli, quindi ho girato qualche società dilettantistica, però ho deciso di rimanere perché, al di là del fatto della stagione super positiva che è stata e l'ambiente che ho trovato è stato bellissimo, e come una famiglia, quindi mi sento, quando vado ad allenarmi a giocare, mi sento a casa, sì, quindi mi sentivo proprio a mio agio e non potevo... Da quant'è che sei in questa squadra? Un anno. Ah, ok, anni, molto bene. Loris, cosa dici? Per me quest'anno sarà un anno di cambiamento e dopo 3 anni fantastici al Bertò, dove posso solo ringraziare gente come Franco Bertuzzo, che grazie a lui esiste il calcio bozzano insieme al presidente e tutti i dirigenti che aiutano, che grazie a loro è ripartito il calcio bozzano. E faccio una scelta, diciamo, sì, vado a giocare in seconda categoria, vado a giocare a Tezza sul Brenta e ho avuto questa opportunità, colgo il saluto a Loris Kogo, Francesco Signoretti, Giorgio Samiago, dove Franco li conosce bene, abbiamo giocato insieme per 3 anni al Berton, togliendoci grandi soddisfazioni. Ho questa opportunità che ci hanno richiesto tutti insieme e l'abbiamo colta, diciamo, io un po' titubante nel restare a Bertone, perché comunque ho un gran pezzo di cuore a Bolzano, e ho detto che non è un addio ma è solo un arrivederci, però quest'anno un nuovo stimolo, un nuovo vento. Beh, diciamo che una cosa me la sento io di dirvela, no? Sicuramente è giusto che voi abbiate fatto questa scelta, perché è anche una scelta, tra parentesi, anche di professione, no? Perché comunque vi permette, come detto prima, di gestire meglio il vostro lavoro, però mi sento anche di dirvi che penso che in cuor vostro ci sia comunque la voglia o il desiderio di ritornare a giocare innanzitutto assieme voi due, perché da un po' di anni non giocate più assieme, e soprattutto poter ritornare nel paese che vi ha lanciato, no? Magari anche su una categoria superiore, che penso ve la meritiate. C'è dentro in fondo questo pensiero, questo desiderio? Beh, sicuramente il desiderio di tornare a giocare insieme c'è, nel senso che comunque... E tornando anche alla domanda precedente, da dove è nata sta passione, penso che comunque sia tanto merito anche avere un fratello gemello in cui giochi anche da bambino, giochi insieme, quindi i ricordi sono tanti, la voglia di continuare insieme è sicuramente tanta. E tornare a giocare insieme, sì, sarà, penso sia, spero per entrambi, e sì, un desiderio, sì, in futuro. Magari nella squadra, sì, che ci ha cresciuto, e chiudere, diciamo, la nostra piccolissima carriera magari insieme nel nostro paese natale, insomma. Anche per te, Loris, la stessa cosa? Beh, sicuramente tornare a giocare insieme sarebbe una bella soddisfazione sia per entrambi, ma soprattutto anche per la nostra famiglia, soprattutto per papà Roberto, che ci segue sempre ogni partita, da quando non giochiamo più insieme, ogni tanto fa fatica. Dove gioca uno, dove gioca l'altro, segue una domenica uno, una domenica l'altro,
e sarebbe anche una bella soddisfazione per lui sicuramente, e speriamo insomma. 30 anni sono, dai, non sono mica, quindi sparo di giocare ancora almeno per... Vabbè, esatto, anche perché siete integri. Tra l'altro devi sapere, Federica, che sia Marco che Lori sono anche due bravissimi allenatori, perché loro con i bambini sono praticamente davvero? Molto, molto. Infatti anche quest'anno ho provato in tutte le maniere di convincerli ad allenarmi due squadrette, ma non c'è stato verso, perché col lavoro non ci riesco, anche perché è vero Marco, tu stai anche studiando scienze motorie. Scienze motorie, quindi saranno sicuramente due, oltre ad essere due bravi giocatori, saranno sicuramente due ottimi allenatori in futuro. Beh, casomai quando torneranno a casa avranno un motivo in più. C'era una domanda bella qua che vedevo scritta. Sì, io qui vedo scritto: è davvero così difficile essere profeta in patria? Silenzio stampa. Passo la parola. No, prego. No, non è assolutamente difficile, anzi le scelte sono state determinate sicuramente da tanti fattori. E a Bolzano comunque ho sempre avuto tanto cuore, sono cresciuto lì, ho grandi amici, grandi ricordi. Anch'io ho fatto una scelta, e soprattutto negli ultimi due anni extra calcistica, a livello di studio, a livello di lavoro, qualcosa dovevo rinunciare, e sono stato felicissimo che il Bertone ha fatto il salto di categoria, e ho preferito stare nella seconda, un discorso di allenamenti, dedicare un po' più di tempo anche allo studio e anche al lavoro, perché porta via tante energie sia mentali che fisiche. Quel tempo lì lo posso dedicare anche ad altre cose, arrivare magari alla domenica, poi essere più lucido e più preparato a dare il risultato in campo, insomma, ecco, questo sì. E mi sono reso conto che l'ultimo anno, quando ho giocato in prima categoria, arrivavo un po' scarico anche mentalmente, non riuscivo a essere sempre lucido, quindi ho deciso di fare una scelta e portarla avanti. Vedo che quest'anno ho avuto delle soddisfazioni a livello personale, quindi penso di aver preso la strada giusta, insomma, per continuare questo percorso calcistico. Dopo tre anni al Bertone, e anche gli anni prima, perché avevo già giocato al Bertone per anni, poi sono andato via un anno al BP, tralasciando il giovanile Cavazzale, ho sempre dato il massimo in ogni società dove sono stato, e tutti quelli che ritrovo comunque mi fanno piacere parlarmi e affrontare anche il discorso del calcio molto volentieri. Perché penso che nella vita, come nel calcio, ovunque, il lavoro e il sacrificio sempre ripagano. Quindi esco a testa alta, perché penso di essermi sempre comportato bene, aver dato il massimo, e sempre lo farò. Domani sicuramente ci sono altre valutazioni, per il momento questa è stata la scelta. Quindi io direi che quello che possiamo fare è sicuramente dire che siete due bei giocatori, no, Federica? Esatto. E sicuramente avrete ancora tanto da dare, da dimostrare, e noi siamo qua a tifare per voi a prescindere dalla maglia che indossate, soprattutto io, visto il rapporto che ci lega. Tra l'altro il venerdì sera ormai a Glicine è diventato il venerdì sera delle squadre di calcio, perché lì ormai è diventato il punto di ritrovo del nord di Vicenza, tutte le squadre sono lì, quindi Federica... Ho notato. Perché sei fidanzata, ma se dovessi trovarti un moroso, venerdì sera ti consiglio di venire, perché c'è qualcosa. Posso andare a cena da loro. C'è da scegliere. Bene, allora il nostro appuntamento su Fuorigioco termina qui. Ringrazio appunto Marco e Loris di essere stati i nostri ospiti. Ringraziamo Federico Formisano, che è sempre in collegamento con noi. Buonasera a tutti, ci rivediamo sicuramente la settimana prossima. Grazie a te Federica, che col tuo splendore ci illumini d'immenso ogni lunedì. Grazie a te Franco per questa opportunità. Io vi ricordo sempre di guardare i nostri social, di guardare il nostro canale YouTube con tutti i video che pubblichiamo, e di guardare Instagram e Facebook per tutti gli aggiornamenti. Ci vediamo lunedì prossimo. Sempre su TVA, sempre 17:30. Grazie della vostra attenzione. Arrivederci.